Ciao a tutti, finalmente il video dei preferiti di gennaio. Questo video è sempre in collaborazione con Giulia Makeup Artist, mi lascio il link al suo sito qua sotto. Ciao Giulia, partiamo subito dalla skincare. Allora, vi parlo del detergente. Il detergente che ho utilizzato di più a gennaio sono due. Principalmente sono questo, che è un sample che mi hanno inviato un'azienda che si chiama Alchimia Natura, a fior di pelle, un detergente purificante per pelli impure. Ho appena registrato il video anche di recensione di questi prodotti che mi ha inviato questa azienda, quindi lo caricherò prima di questo e vedrete, quindi il video precedente a questo sicuramente parlerà più specificatamente di questo. Ho utilizzato anche questo altro campioncino della Clarins, che sono comunque 20 ml e ce n'è ancora. E anche questo, perché questo qua è finito, come potete vedere, l'ho terminato. Mi è piaciuto tantissimo. E adesso sto utilizzando questo, che praticamente è paragonabile al The Clair che ho messo nel preferiti di dicembre-novembre, mi sembra comunque, o tutte e due. Credo tutte e due. Quindi è una crema che a contatto con l'acqua diventa una mousse molto leggera, molto profumata, pulisce benissimo. Qui sono piaciuti tutti e due moltissimo, me l'ho sempre usato mattina e sera tutti e due e mi sto trovando benissimo con entrambi. Quindi. Poi, sempre per il viso, la maschera della Queen Helene. Che uso una volta a settimana, che mi piace tantissimo, che questo tubo dura un'eternità perché ce ne vuole veramente poca e comunque è veramente straconsigliata. Veloce perché comunque ne ho già parlato anche di questi prodotti, quindi non voglio assillarvi troppo. Scrub, anche questo una o due volte a settimana, anzi due volte. Sempre Queen Helene, al pomegranate e raspberry, questo qua è uno scrub che aiuta ad illuminare l'incarnato, infatti mi piace tantissimo sia l'odore che comunque la stesura del prodotto che non è. Io ho la pelle sensibile ma non me la fa diventare rossa, quindi non è aggressivo come possono essere altri prodotti. Poi creme. Allora, sempre nel video precedente ho recensito anche questa crema che è alla vitamina C antiossidante dell'Alchimia Natura, quindi andate a vedervi il video precedente per avere maggiori informazioni. Anche con questa mi sono trovata benissimo, ma anche questa è giunta al termine. Ho alternato questa crema ogni tanto con sto usando tanti campioncini che mi stanno arrivando. Questa qua della Clinique, la Monster Surge, che è famosissima. E che mi è piaciuta direi abbastanza. La uso sia sotto al trucco che alla sera, mi sta piacendo. Come contorno occhi, LOL About Eyes, sempre di Clinique. Io non ho particolari problemi di occhiaie. Questa crema in teoria dovrebbe appunto smorzare l'occhiaia e aiutare le borse a sgonfiarsi. Io non ho problemi né dell'una né dell'altra, era sempre un campioncino omaggio, a me piace come contorno occhi, non avendo problemi particolari, viene idratato e mi piace molto. Questo qua lo conoscerete tutti, è il nail polish di Kiko, questo che ha la spugnetta all'interno con appunto il solvente. E l'ho adorato, stradorato, perché anche quando ho messo lo smalto con i glitter, che si sa è molto problematico quando si deve levare, i glitter sono difficilissimi da togliere, è stato fantastico perché ci sono stato magari 10 secondi in più, ma me l'ha levato completamente. Passiamo al make-up. Allora, fondotinta preferito. A parte il mio fondotinta minerale della Clarins che uso tutti i giorni, ho utilizzato molto anche questo della L'Oreal, l'Accord Perfect, nella colorazione 02, nella colorazione 02 Vanilla. Adorato, mi piace molto perché l'effetto è naturale, non è di quei fondotinta ad alta coprenza, ma
una media coprenza ce l'ha e mi è piaciuto tantissimo. Quando l'ho comprato in abbinata c'era allo stesso prezzo il suo correttore, l'ho provato, scusate ma l'ho provato e mi è piaciuto veramente tanto. Continuo ad adorare quello di MAC, il Prolonger Concealer, ma anche questo devo dire che essendo fluido appunto per la zona occhiai va a illuminarlo molto bene e non va nelle pieghette e quindi è super promosso anche questo. Pennello fondotinta, questo qua della Real Techniques, l'Expert Face Brush, che è questo qua che adesso lo vedete sporco perché l'ho utilizzato anche stamattina. Per il fondotinta fluido mi sta piacendo tantissimo, stende benissimo il fondotinta, non è gigante però va benissimo nei punti appunto più difficili, e talvolta lo utilizzo anche per i blush cremosi perché ha una punta diciamo molto adatta. Poi altro pennello è questo qua che è della The Darling Suite, è un pennello angolato, come vedete sporco di blush, appunto perché lo utilizzo per il blush. E questi pennelli presto vi farò una recensione perché li ho acquistati su un sito BB Cream Italia e mi stanno piacendo abbastanza. Comunque ve ne parlerò a breve perché ho preso appunto un set e volevo mostrarveli tutti quanti. Ultimo pennello è il pennello che è angolato della MAC, è il numero 266. Questo era un set natalizio in edizione limitata e lo utilizzo principalmente per le sopracciglia e lo utilizzo appunto con questo qua della Essence, che questo mese ho usato di più rispetto alla palettina della Sleek, che era quello dei preferiti degli altri mesi. Che mi piace comunque, però questo a gennaio ho utilizzato molto di più questo qua della Essence perché dona alle sopracciglia un colore leggermente più naturale rispetto a quell'altro che è un po' più scuro. Come occhi, allora, mi è piaciuta tantissimo questa matita della Deborah 24 ore, la 261, che è un color verde militare. Faccio vedere lo swatch, che è questo. Che anche quando ho questi trucchi comunque sul tono del marrone così sta veramente bene. Come ombretti invece mi è piaciuto tantissimo il BR 709 della Shiseido, che è questo qua, questo color bronzo verde che avevo già fatto vedere, mi sembra nei preferiti di dicembre o nei preferiti del 2012. Io adoro gli ombretti cremosi perché mi facilitano tantissimo il trucco del mattino ed è questo colore, anche perché appunto con l'ombretto in crema uno si dà l'ombretto e fa prestissimo con un po' di mascara così a essere pronto. Super adorata la palette di The Balm Meet Matte, che l'avevo fa già fatta vedere anche questa palettina appunto con tutti i colori matte. Trucchi sul nude, trucchi più intensi, è veramente speciale. Questa veramente sono stati soldi spesi benissimo perché la uso tutte le mattine anche solo per il punto luce oppure per un trucco più intenso. Siccome io adoro particolarmente gli ombretti matte, per me è stata un'alleata fondamentale. Finisco con gli occhi con questo mascara che mi è stato regalato in profumeria, infatti come vedete è una mini size ed è Light Impact Mascara. Ha questo scovolino e mi è piaciuto tantissimo perché non fa l'effetto ciglia finte, però ha un bel impatto sullo sguardo, si vede che c'è, non ha bisogno di tantissime passate e veramente questo mi è piaciuto tantissimo. Passiamo al blush, che è quello che ho usato di più in assoluto praticamente tutti i giorni, è questo della The Body Shop che si chiama lo 02 Ginger, sembra che si chiami, che è questo color pesca, rosa pesca.
Se vi capita di vederlo, prendetelo perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Ce l'ho su anche adesso. Non un aspetto naturale, non è un blush di quelli molto colorati, però è luminoso e mi è piaciuto tantissimo. Cipria, la solita della Too Faced, non ve ne parlo, non dico più niente. Lo Shadow Insurance è il primer, che anche questo vi nomino continuamente. Per le labbra, allora. Questo di Dior, che è il creme de rose, che ormai vedete che ho usato e strausato, lo uso principalmente al mattino perché questo anche senza mettere il rossetto fa veramente un effetto lucido e bellissimo. Poi ho riesumato questo della NYX, che uso però soltanto la sera perché è molto corposo, infatti se vedete è proprio una crema, però devo dire che quando mi sveglio al mattino è come se me lo fosse appena dato, quindi veramente è straordinario. Mi piace tantissimo perché rende le labbra veramente idratate, quindi non si screpolano più, però ho dato la sera perché è proprio veramente corposo. Prodotti labbra, poi ho finito. Vi parlo di questo. Il numero 11 di The Body Shop, che ho visto in un video di Carlotta, ed è questo colore qua, non è coprente, però anche questo mi piace veramente da morire e lascia le labbra colorate, però abbastanza naturali. Questi due della Superstay 14 della L'Oreal, della Maybelline, scusate, della Maybelline, che sono un color nude. Color nude e un altro colore corallo. Questo è molto forte come colore, però adesso ve li faccio vedere. Mi sono piaciuti veramente tantissimo. Hanno una durata incredibile. A me non seccano assolutamente le labbra. E adesso io ho questi due colori, uno proprio nude, quasi non si nota, l'altro si nota molto di più, è meno discreto. Però l'adoro, un colore che adoro. Ho dovuto fare un po' in fretta anche perché mi sta per terminare la memoria sulla scheda. E io ho finito, saluto appunto Giulia, spero di vedere presto anche il suo video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!